Siamo qui con Christian Di Mattia e Andrea De Bruin, rispettivamente regista e attore di Joe, un cortometraggio presentato a Cannes. Noi l'abbiamo visto al Mercato di Cannes, ma è un cortometraggio che è anche sbarcato in America, ha partecipato in festival a Filadelfia, a San Francisco. Io quindi inizierei chiedendo al regista innanzitutto com'è la sua formazione cinematografica e perché adesso è giunto a raccontarci una storia così importante per il nostro paese. Diciamo che la mia formazione comincia a Milano nei videoclip. Ho cominciato in uno studio come assistente e poi pian piano, conoscendo i vari produttori, registi eccetera, mi sono avvicinato a questo mondo e mi sono diplomato alla New York Film Academy. I videoclip musicali, ho cominciato a girare per degli amici, ho fatto qualche corto, diciamo, non proprio professionale, abbastanza comico. E il Joe nasce dall'unione di due fattori. Uno è che sono innamorato dei film di guerra e l'altra era la volontà di raccontare una storia vera, che raccontasse della storia della cittadina dove sono cresciuto, nato e cresciuto. E quindi nasce questo progetto Joe, che è la storia di quattro ragazzi partigiani che si trovano ad affrontare i drammatici eventi durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa storia è rivissuta da due dei protagonisti molti anni dopo, che si rincontrano in un parco per raccontarsi. Uno dei due ha un segreto da svelare all'altro compagno, diciamo. In realtà Joe di per sé come personaggio non è tanto difficile, cioè nel senso è molto umano, è il classico, mettiamola così, è il classico eroe che diventa eroe un po' per caso, un po' per sensi di colpa, un po' per la voglia di dimostrare a se stesso che in fondo sa essere un uomo migliore, no? E quindi con tutte le sue paure, con tutte le sue incertezze, dubbi e soprattutto con una sofferenza dentro. E nel momento in cui poi, e come spesso accade agli eroi, nel momento in cui poi si ritrovano davanti a un bivio, è lì che scelgono la strada da prendere. Molto spesso è quella del sacrificio, ma nel momento in cui la scelgono hanno paura. Non sono cioè il coraggio sta nell'affrontare la paura. E quindi di per sé è stato bello, perché poi Christian comunque è bravo, cioè tira fuori da dentro un attore, tira fuori l'umanità, e questo è importantissimo. È stato bravo anche a dirigere, è inutile che fai il vago adesso. Quindi lui mi ha aiutato tanto, e il lavoro che ho dovuto fare io è cercare dentro di me questa umanità, che poi molto spesso viene dimenticata. Cioè molto spesso noi ci portiamo da soli a interpretare i personaggi come una cosa poco reale, poco lontana dalla realtà. In questo caso Joe è un uomo con tutte le sue paure, e quindi non ho fatto altro che provare la paura che avrei di fronte a un bivio, cioè scegliere di vivere o di morire, che è forse quella che potrebbe essere la paura estrema per un uomo, no? E la sofferenza di fronte alla perdita, cioè nel momento in cui Joe perde e realizza che ha perso la sua compagna, che poi è il motivo per cui Joe affronta se stesso e le sue paure. Il lavoro è stato stupendo, è stata un'ammazzata come la maggior parte dei film indipendenti, perché è normale. Per me, per quanto mi riguarda, è stata una crescita, cosa che accade raramente dal punto di vista artistico, vuoi per la fretta, vuoi per i periodi produttivi che inevitabilmente ti portano a fare tutto di corsa. E poi ovviamente ho conosciuto Christian, ho conosciuto altri attori bravissimi che appunto hanno fatto un lavoro, a mio parere, eccezionale. Tutto comincia un anno e mezzo fa, quando ho contattato un mio carissimo amico che ha come per passione la scrittura, e abbiamo deciso di buttare giù il soggetto di Joe.
Abbiamo fatto una ricerca storica sui vari avvenimenti avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale a Tortona e quello che ci aveva colpito maggiormente era poi questa fucilazione di 10 civili per una rappresaglia di un plotone dell'SS tedesco. E quindi abbiamo cercato di inserire questo fatto realmente accaduto nella storia, diciamo da noi romanzata, di Joe. L'abbiamo, con l'aiuto della Città dei Giovani di Tortona, siamo riusciti a trovare i fondi, pochi, tra l'altro pochi perché avevamo 20.000 euro di budget, che cioè per un corto non sono pochi, però se si pensa che un corto in costume con 8 location, con esplosioni, stuntmen eccetera, diciamo che la cifra si ridimensiona parecchio. E quindi abbiamo cominciato a prendere i contatti con le varie produzioni e fino al primo giugno abbiamo cominciato le riprese. Abbiamo fatto una settimana di riprese che sono stato, come diceva prima Andrea, un massacro, perché giravamo una settimana solo. Una settimana, 5 giorni per 15 ore al giorno più o meno. E io personalmente non dormivo neanche, quindi c'era. Poi c'è stato ovviamente qualche problema produttivo che penso capita in tutti i progetti indipendenti, però quello che la mia soddisfazione, che poi ho detto anche agli attori quando ci siamo rivisti, che il vero miracolo è stato portare a termine un progetto così ambizioso, così difficile anche a livello tecnico, in così poco tempo. E questa è stata una soddisfazione, al di là dei festival, poi, che fa piacere comunque essere invitati a festival internazionali, americani. Io ho 32 anni e non ho nessuna velleità da attore arrivato, assolutamente, e faccio questo lavoro per passione esclusivamente. Lo dico senza farmi problemi, non sono mai riuscito a fare mai un provino per un film di quelli che già si sa che vengono distribuiti, che ne so, prodotto da Cattleya, mai riuscito a fare un provino. Quindi non è che arrivo, che ne so, a fare il provino e non lo supero, non lo vinco. È proprio un discorso che c'è un cerchio dentro il quale, se non riesci per un motivo o per un altro ad entrarci, lo puoi soltanto guardare. L'unico modo che ho per fare la cosa che amo di più fare, cioè quindi recitare, è quello di ritagliarmi questi spazi, che poi tra l'altro mi danno anche molta soddisfazione, perché come nel caso di Joe si riesce a tirare fuori veramente dei buoni prodotti. Non sempre è così, non sempre, anzi molto spesso non è così, e soprattutto quando si gira nel film indipendente, nel cinema indipendente, molto spesso si accetta un lavoro a scatola chiusa, cioè nel senso, sì, tu leggi la sceneggiatura, ma non conoscendo magari il cast tecnico, tu fondamentalmente, e quindi a livello organizzativo della struttura di quella produzione, non si sa bene veramente a cosa si va incontro. Perciò magari capita che in un film stai una giornata intera su un set senza girare, per motivi di disorganizzazione. Altre volte invece, come nel caso di Joe, in una settimana si riesce a portare a casa un lavoro a dir poco spettacolare, sia per budget che per tempo, che per energie proprio fisiche e mentali, pur partendo molto spesso da un buon soggetto, da una buona sceneggiatura. Quindi fondamentalmente, e penso di parlare a nome di tutti gli attori, che soprattutto per quanto riguarda il cinema indipendente, molto spesso giriamo e continuiamo a farlo, ci sbattiamo la testa proprio per passione. E mi è capitato tante volte di litigare con miei colleghi, molto spesso già, diciamo, non dico arrivati, però già dentro quel cerchio, e sempre più spesso più giovani, quindi ti parlo intorno ai 20 anni, che se la prendono con me, perché io accetto di lavorare gratis. Tra l'altro, una cosa importante di Joe è che era nato come un lungometraggio, poi ovviamente per problemi di budget abbiamo dovuto mettere mano alla sceneggiatura e accorciare il tutto. E noi speriamo appunto un domani di riuscire a realizzare un lungo,
in modo da rendere merito a questa comunque bella storia di Joe. Salutiamo e ringraziamo Cristian e Andrea. Volete aggiungere qualcosa? Solamente salutare gli amici di Close Up TV. Perfetto, grazie mille. Un saluto a tutti e sempre viva il cinema. E ovviamente sempre qui su Close Up.